Ciao e benvenuta, benvenuta in dicembre. Già siamo all'ultimo mese di questo anno. Quindi hai raggiunto i tuoi obiettivi? Sei riuscita a raggiungere tutti i tuoi obiettivi di quest'anno? Beh, se non è così, resta fino alla fine del video perché ci sarà una sorpresa per te. Comunque, di cosa parleremo oggi? Oggi andiamo a parlare del secondo grande problema che distrugge tutti i tuoi rapporti. Beh, se ti è successo anche a te di distruggere un rapporto e non capire neanche il motivo, beh, forse hai commesso questo grande errore. Quindi resta fino alla fine del video per scoprire il motivo di questa rottura e ricorda, c'è una sorpresa per te, quindi ora, ciao! Bene, sono molto felice che sei rimasta. Questo vuol dire, punto numero uno, che non hai raggiunto i tuoi obiettivi e quindi alla fine ci sarà una sorpresa per te. O punto numero due, anche te ti sei trovata a distruggere un tuo grande rapporto senza capirne il motivo. Beh, se il motivo perché sei rimasta è questa seconda opzione, beh, lascia che ti dica che ho fatto un video il mese anteriore dove ti ho spiegato il primo grande errore che ti fa distruggere i tuoi rapporti. Se non l'hai visto, vai a vederlo. Sicuramente in questa pagina troverai un link che ti porta a questo video. E, beh, vediamo questo secondo grande errore. Il secondo grande errore che commettiamo è il tenere una comunicazione non assertiva. Che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire essere assertivi? Essere assertivi vuol dire essere te stessa in ogni situazione, però senza fare del male agli altri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io posso dire tutto quello che penso, tutto quello che sento, però senza ferire gli altri. Che dici? È proprio una bella cosa questa. Bene, andiamo a vedere quali sono i punti fondamentali della comunicazione assertiva. Beh, come prima cosa voglio farti notare cosa succede solitamente quando andiamo a comunicare con qualcuno. Beh, molte volte ti sarà successo che, diciamo, questa comunicazione, questa discussione che vuoi tenere con questa persona la consideri abbastanza importante e quindi magari hai fatto le prove davanti allo specchio, gli vado a dire questo, poi gli vado a dire questo e ti prepari tutte le parole migliori che credi per poter comunicare all'altra persona. Ma poi quando sei di fronte a questa persona, diciamo che le parole non escono nel migliore dei modi. E allora succedono litigi, succedono molti fraintendimenti e succede che andiamo a rompere questo rapporto. Se ti è successo questo, beh, in quell'occasione la tua comunicazione non è stata assertiva e sono sicura di questo. Andiamo a vedere come si può fare ad avere una comunicazione assertiva. Beh, stai tranquilla perché non è come si pensa, o sono assertiva o non lo sono. No, è una cosa che si può allenare, è una cosa che si può apprendere a fare. I punti fondamentali sono quattro che devi tenere per poter avere una comunicazione assertiva. Punto numero uno, devi avere estrema chiarezza su quello che desideri, su quello che vuoi ottenere da questo rapporto, da questa comunicazione con questa persona. Che cosa vuol dire questo? Beh, che ogni volta quando parliamo con qualcuno lo facciamo perché vogliamo qualche cosa a cambio. Questo qualche cosa non sempre è qualcosa di materiale, cioè non è solo considerato con la comunicazione che puoi fare a, non so, a un negoziante quando vai a comprare un oggetto e allora ovviamente la tua comunicazione vuole a cambio questo oggetto. Ma in realtà in cada comunicazione vogliamo qualcosa a cambio. Il più delle volte è sentirsi amati,
sentirsi compresi, sentirsi importanti per qualcuno. Se te sai esattamente quello che stai cercando, beh, arrivi con più chiarezza e quindi sai dove direzionare la tua comunicazione perché vai a cercare quello che vuoi ottenere. Ok? Punto numero due. Il punto numero due è l'autostima. Perché è importante l'autostima? E ne abbiamo parlato nel secondo trimestre molto, molto ampiamente dell'autostima. Perché te devi avere la forza di poter dire tutto quello che è dentro di te. Se non hai autostima, non avrai la forza di dire queste cose, non avrai la forza di esprimere i tuoi pensieri. Perché? Beh, non ti fiderai di te stessa, non ti stimerai. Ok? Quindi è molto importante avere una buona autostima per avere la forza di parlare, di dire quello che pensi. Bene, passiamo al terzo punto. Il terzo punto è l'ascolto attivo. Perché il tuo interlocutore, cioè la persona che hai di fronte, come te vuole ottenere qualcosa da questa conversazione, perché è un essere umano e quindi anche lei o lui vuole ottenere a cambio qualche cosa. Quindi anche lei sta, o lui sta cercando da te amore. Interesse, importanza, sentirsi importante, sentirsi considerato. Ok? Quindi devi ascoltare la persona per capire cosa desidera da questa comunicazione. Questo ti porta al quarto e ultimo punto, che è quello fondamentale. Tutte le volte quando parliamo con qualcuno, quello che cerchiamo è avere ragione. E la ragione non esiste, perché ogni persona vede la realtà in modo differente e quindi tutti e nessuno abbiamo ragione. Quindi quello che devi cercare è cercare una mediazione per poter vincere e vincere. Devi vincere te, ma deve vincere anche la persona che ti è di fronte. E come vinciamo tutte e due? Beh, quando soddisfacciamo quello che vogliamo ottenere. Soddisfiamo quello che vogliamo ottenere in questa nostra comunicazione. Se io voglio ottenere di sentirmi amata e la persona che parla con me vuole ottenere di sentirsi importante, dobbiamo trovare una via di mezzo che ci fa raggiungere questi due obiettivi, che ci fa raggiungere queste due mete. Io voglio sentirmi amata, lui o lei vuole sentirsi importante per me. Ok? Questo è quello che devi cercare. Devi cercare il vincere-vincere e non la ragione. Beh, spero veramente che questo ti sia utile. Con dei piccoli accorgimenti puoi raggiungere la comunicazione assertiva. Ti svelo un trucco. Quando inizi a parlare con qualcuno, non cominciare con te hai detto, te hai fatto. No. Comincia con io penso, io sento e tu? Perché questa è la chiave per poter mettere la comunicazione in un piano di c'è uno scambio fluido, equilibrato tra quello che io dico e quello che tu dici. Ok? Perché questo è il segreto della comunicazione. La comunicazione non è altro che uno scambio di informazioni. E energie che devono essere equilibrate. Se io voglio più attenzione, voglio essere superiore alla persona che ho di fronte, la comunicazione non va bene. E allo stesso modo, se io non lascio fluire l'informazione, quindi non parlo, non dico niente, non c'è questo fluire di energia e di informazioni equilibrata. Ok? Beh, spero veramente che questo ti aiuti e sono sicura che con questi piccoli accorgimenti la tua comunicazione sarà molto molto migliore. Però adesso la sorpresa per te, non mi sono dimenticata. Beh, la sorpresa per te è che se non hai raggiunto i tuoi obiettivi, beh, non lo puoi permettere per questo 2020. Devi assolutamente raggiungere tutti i tuoi obiettivi in questo prossimo anno. E allora, per aiutarti, ho disegnato una nuova agenda. Un'agenda che non solo ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi,
ma ti aiuterà a guadagnare tempo. Il tempo è la cosa più importante che abbiamo, perché è qualcosa che non possiamo recuperare. E io ho disegnato questa agenda per aiutarti a guadagnare tempo. E non solo, riuscirai ad essere più assertiva durante questo anno se seguirai questa agenda. Assicché se quindi se vuoi maggiori informazioni e vuoi la tua copia di questa agenda, beh, sopra o sotto il video troverai due link. Il primo link è quello che ti porterà all'articolo dove ho scritto tutto questo della comunicazione assertiva. Quindi se vuoi maggiori informazioni sulla comunicazione assertiva, clicca nel link dove dice articolo di dicembre. Ok? Se vuoi avere maggiori informazioni sulla nuova agenda che ho disegnato per te, clicca nel link dove c'è scritto agenda. Ok? In questo modo potrai avere maggiori informazioni dell'agenda, potrai prenderla per avere la tua copia e così cambiare tutta la tua vita in questo 2020. Así que, e quindi no, non ho altro da aggiungere. Ti auguro di passare delle felici vacanze di Natale, un ultimo dell'anno spettacolare, per cominciare questo 2020 e raggiungere tutti i tuoi obiettivi e realizzare tutti i tuoi desideri. Quindi ci vediamo il prossimo anno. Ciao!